Nei video precedenti abbiamo visto come un semplice moto rettilineo uniforme di un oggetto che si muove libero secondo il principio di inerzia, senza forze applicate su di lui, quindi un moto rettilineo uniforme, possa apparire come un moto strano, in particolare una traiettoria curva, quando viene visto dall'interno di un sistema di riferimento rotante, cioè un sistema di riferimento non inerziale, e che ci sia bisogno di introdurre forze apparenti, centrifuga e Coriolis, all'opera, all'interno del sistema di riferimento rotante, per giustificare questi strani comportamenti non inerziali degli oggetti che non sono sottoposti a forze in realtà, ma si muovono appunto con queste strane traiettorie e quindi richiedono l'introduzione di forze apparenti. In questo video, molto semplice, abbiamo un cartoncino, questo bianco, che rappresenta in pratica un laboratorio che poi verrà fatto ruotare. Immaginiamo che stia ruotando questo tavolino, diciamo, questo cartoncino, e che una pallina venga lanciata dal centro verso il bordo. Questo è il punto di vista esterno, cioè il punto di vista di una telecamera che sta sopra al sistema rotante, ma la telecamera non ruota, e vede molto semplicemente che l'oggetto va di moto rettilineo uniforme verso il bordo. In pratica questo è il moto rettilineo uniforme. Con il pennarello si immagina di tracciare la traiettoria e il movimento di questo oggetto libero. Adesso vediamo come appare questo moto quando viene visto dall'interno del sistema rotante. Questo è il tavolino che ruota ed ecco che dall'interno del sistema rotante la traiettoria non è più rettilinea, è una traiettoria curva. Se poi facciamo ruotare il tavolino nell'altro verso, vedremo che la traiettoria è curva dall'altra parte, quindi un oggetto che va di moto rettilineo uniforme visto da fuori, in realtà all'interno del sistema rotante descrive una traiettoria curva. Eppure attenzione, perché come si vede qua, il pennarello va in linea retta a velocità costante, quindi è un oggetto che viaggia a velocità costante visto da fuori, ma visto dall'interno ha fatto una curva per colpa delle forze apparenti.